bene, Presidente, che comunque si parli di alcuni argomenti. Certo. Io ho percepito un pochino di confusione nei colleghi dell'opposizione, perché prima parlano di un provvedimento inutile, poi parlano di un provvedimento che da domani mattina impedirà ai cittadini di entrare dentro la città. Quindi invito anche i colleghi di opposizione a fare un pochino di chiarezza al loro interno e di intervenire in maniera puntuale e precisa. Quindi o si decide che questa delibera è inutile, allora magari si evita anche di presentare 300 emendamenti e di far perdere tempo a tutti quanti, oppure si decide che questa delibera è utile e allora si interviene nel merito. Pensi, Presidente, sono talmente seriali gli emendamenti delle opposizioni che io ho trovato in un emendamento una proposta che invece il gruppo del Partito Democratico stamattina si pronunciava contro. Parliamo dell'eventualità di applicare la tariffazione pura su alcuni assi stradali della nostra città. Il Partito Democratico stamattina ha fatto un bel comunicato in cui si dichiarava contrario a questa proposta, dicendo tra l'altro che non era mai stato informato quando questa decisione è stata ipotizzata in una seduta pubblica di commissione alla quale erano presenti. E io oggi, tra gli emendamenti, al numero 22 invece mi ritrovo la proposta del Partito Democratico che chiede di introdurre questa misura. Quindi chiederei ai colleghi intanto di fare un pochino di chiarezza quando si preparano gli emendamenti e soprattutto di coerenza. Nel merito, molti degli emendamenti che abbiamo proposto sono semplicemente delle integrazioni alle premesse, quindi non cambiano il deliberato del provvedimento e l'impianto del provvedimento, che resta assolutamente lo stesso. Ho notato tra l'altro anche un po' di confusione già nella scorsa sua su quelle che sono le aree e su qual è la differenza tra VAM e anello ferroviario. Prima la consigliera Baglio parlava della ZTL VAM associandola alla ZTL attuale, alla ZTL centro storico. In realtà la ZTL VAM corrisponde in buona parte all'anello ferroviario e non è assolutamente una riduzione e non è assolutamente una ZTL allargata, ma è l'area dell'anello ferroviario leggermente ridotta. Quindi anche su questo io gli chiederei la cortesia a tutti i colleghi di informarsi e documentarsi prima di parlare a caso. Chiudo sul contenuto di questo emendamento, dove si elencano degli interventi che questa amministrazione, questo governo ha portato avanti. Parliamo di opere che erano 10 anni che la cittadinanza aspettava e che invece noi abbiamo sbloccato. Penso al corridoio filoviario sulla Laurentina, che in 10 anni non si era riuscito a chiudere e che invece noi abbiamo portato a termine. Capisco che è qualcosa di scomodo da ricordare. Parliamo del grosso impegno che abbiamo messo per risanare ATAC, dopo che per 10 anni era stata spolpata, smantellata, distrutta, smembrata, e adesso mi sono ritrovato anche a dover seguire i colleghi del Partito Democratico che sono diventati fautori delle liberalizzazioni della messa a gara del servizio. Quindi questo c'è scritto in quest'ultimo emendamento, gli interventi che abbiamo messo in campo. ATAC per 10 anni non ha acquistato autobus, noi abbiamo messo dei soldi concreti in quest'Aula, 170 milioni di euro per acquistare nuovi autobus, abbiamo partecipato alla gara Consip e il prossimo anno questi autobus torneranno a circolare, ricominceranno a circolare nella nostra città. Penso ai minibus elettrici, un altro servizio utilizzatissimo dai cittadini del centro storico che era stato interrotto 3 anni fa nella scorsa consigliatura. Anche qui ci siamo rimboccati le maniche noi, l'azienda, ed è stata fatta una gara per recuperare questi minibus che erano il fiore all'occhiello della nostra città. Quindi inviterei i colleghi ad avere un minimo di rispetto per il lavoro che si porta avanti. Grazie.